capire se vogliamo parlare intorno. Politicamente voi non dite la verità, e ai cittadini dei consiglieri comunali, su questo problema che affrontiamo.
piccolo porticciolo, chiamiamolo così perché se andava lì buttava per andare, un piccolo porticciolo che serve non solo per il ruolo rubato dei, tra virgolette, pescatori, non marinari, ma che sia, no, che diventi anche una possibilità di sviluppo economico, un gruppo del paese, perché si diceva un attratto pulitivo, come c'è che sono andato a vedere su internet, guardate, tutti quelli che hanno fatto il ripassamento delle poste, se volete lo porto bene, tutti hanno inserito il portico, tutti hanno fatto turistico, hanno fatto di economia, queste cose che non è che io ho parlato, perché mangio, sappiamo che siamo in periodo di manna, ma sappiamo anche, per essere un giorno non faccio così, perché fino ad oggi poi ci vedremo un consiglio e ci vedremo conto. Di tutti, quello che ha detto il sindaco non ha io un danno di intervenzione. Del primo camion di intervenzione di finanziamento. Sul quale noi, che l'ha fatto sul quale noi, li riteniamo responsabili e riteniamo che sia un grande delitto per un paese come Merito Porto Santo. Tagliato fuori dall'Italia e dal mondo. Per la situazione che sta male che c'è, per la situazione, cioè addirittura non vuole affrontare quei problemi che nel primo consiglio comunale la minoranza ha cercato di inserire. Quando per esempio non dai a un consigliere comunale, come non lo stavo io, a un consigliere comunale, o a un gruppo consigliare, una stanza, quando non fate le commissioni, ma come va? Ognuno fa la propria parte. Io, se vedete, quello che ho detto anche le altre volte, forse poi una un carattere, un tono diverso, no? Quando si spiega, dicevo. Io vi invito però a non fare i furbetti da quello che è. Perché il caro sindaco, con la sua esperienza, che tanto ci chiede la vita vaga a fare la differenza tra la mozione e quello che si vuole la mozione, ti invito invece a leggere bene a te, a presente il consiglio. Le convocazioni e a rispettare la volontà del popolo e la volontà della ripresa. Grazie Massia. Io dico soltanto che quando va l'articolo 36 che lei citava sulle udienze conoscitive è il consiglio che dispone, non è. Possiamo anche votare per scuola, se andiamo alle udienze conoscitive, no, guardate, sì, anche la ci sono interventi. Io sono un esperto per l'assessore della terra.